In questo momento il mercato del lusso immobiliare, il mercato immobiliare del lusso sta esplodendo. Veronica Gatto e Domenico De Masi, guardate. Ci troviamo in questa casa di lusso in centro a Milano. Sì, ci troviamo appunto in questa meravigliosa villa con giardino privato di circa 400 metri quadrati disposta su tre livelli, un immobile molto raro e ovviamente non bastano circa 5 milioni per comprarla. Sono nascoste oltre i cortili nel cuore della città e dietro le facciate di palazzi storici dove si aprono giardini segreti. Parliamo di abitazioni di alto pregio, tesori di una Milano che ormai viaggia ad oltre 10.000 euro al metro quadrato. Un settore, quello degli immobili di lusso, che non conosce crisi, che anzi, proprio nell'ultimo periodo tra pandemia e guerra, ha addirittura incrementato le vendite. Come ci raccontano le titolari di due tra le più prestigiose agenzie immobiliari del capoluogo lombardo, aprendoci le porte di queste case da sogno. Il mercato immobiliare del lusso rispetto a pre-pandemia è molto cambiato, ci sono molte più richieste rispetto a case in vendita, anche i prezzi hanno avuto un'impennata verso l'alto del circa 20-30%, soprattutto nel centro di Milano. L'acquirente è sia italiano sia straniero, inglesi piuttosto che tedeschi, francesi, americani, vogliono venire a vivere nel nostro paese, soprattutto a Milano, che è la città che fa da traino un po' all'economia italiana, diciamo così. Imprenditori, industriali e anche personaggi del mondo della finanza che hanno lavorato a Londra principalmente, che adesso rientrano in Italia appunto con i loro grossi capitali. Mentre il lusso cresce, un po' si sta svuotando il centro perché il resto degli abitanti se ne va verso la periferia. Sono i milanesi che si rendono conto che il centro di Milano sta diventando sempre più impegnativo a livello economico, che si trasferiscono fuori Milano, ma al posto loro vengono appunto questi personaggi facoltosi che possono permettersi un tenore di vita molto alto. Questo appartamento intanto è all'ultimo piano, si sviluppa su due livelli, perciò è un attico, ha un delizioso terrazzino tranquillo, le finiture sono di altissimo livello, è inserita la domotica. Il prezzo? Il prezzo è 13.500 al metro quadro. I metri quadri sono 251 per la precisione. Il mercato è in piena effervescenza. Diciamo che dal 2020, data dell'inizio Covid, si è alzato ed è arrivato a un'esplosione. Tutti vogliono investire in immobili, cioè viene disinvestito quello che era in azioni per poi investire invece in mattone. Il mattone non ha mai deluso perché non ha dato mai risultati così negativi, tutto il più si è fermato. Il prezzo medio di questi appartamenti, diciamo, di lusso? Partiamo da 10 e arriviamo ai top a 25.000 euro al metro quadro. Se io volessi acquistare un appartamento in centro ad un prezzo normale? Dovrebbe faticare a trovare chi glielo vende. Un prezzo normale.